saluto. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti a questa conferenza piuttosto tecnica. Del resto è giusto a questo punto, in questo percorso che stiamo percorrendo, appunto, che stiamo facendo in questi giorni attraverso la problematica della mobilità sociale, essere approdati al professor Jenkins, perché adesso vi dirò, lui è uno studioso che permette di fare un salto di qualità nella ricerca, nell'apprendimento, e cioè il professor Stephen Jenkins, che vi presento con l'occasione, che è professore esattamente di Economic and Social Policy della London School of Economics. Professore è nativo della Nuova Zelanda, poi ha preso il PhD a York nel Regno Unito e adesso insegna appunto alla London School. Dicevo che gli studi del professor Jenkins si riferiscono in particolare ad un aspetto molto importante, molto interessante, e cioè mobilità sociale e diseguaglianze, che come abbiamo scoperto in questi giorni sono due discorsi molto collegati, si traducono, oltre che in una semplice ingiustizia, una cosa eticamente inaccettabile, il fatto che un figlio di povero è condannato a restare povero tutta la vita, ma è in essi risiede anche un fattore vero e proprio di mancanza di crescita, di carenza di crescita economica. E questo è un problema solo apparentemente, come dire, marginale, perché guarda caso la carenza di crescita in Europa negli ultimi 10 o purtroppo anche 20 anni, specialmente nell'Europa diciamo del sud, fra cui il nostro paese, che è a riguarda caso particolarmente colpito dal problema della mancanza di mobilità sociale e dell'importanza delle disuguaglianze. Ecco, questa mancanza di crescita coincide con il crescere, scusate il nuovo bisticcio, con l'aumentare delle disuguaglianze, delle inequalità sociali e della carenza di possibilità di sviluppo, di crescita, di muoversi attraverso la cosiddetta ascensore sociale. Questi sono problemi molto pesanti che si aggiungono ai problemi fine semplicemente della mancanza di crescita in Italia e in Europa, e il professore appunto nei suoi studi ha cercato di spiegarli, di capirli per poterli possibilmente in un futuro rimediarvi. Appunto, mancanza di crescita, è inutile dirlo, è il problema numero uno dell'Europa. Persino per la Grecia, che adesso ne parla tanto per il problema del debito, ormai è consapevolezza acquisita presso i ministri europei, i tecnici, gli economisti dell'Eurogruppo, che per quanto si possa alleggerire, per quanto si possa ulteriormente ristrutturare, per quanto si possa tagliare il debito greco, se non si trova un meccanismo per innescare questa benedetta crescita, dal giorno dopo il debito ricomincia ad accumularsi. E questo è valido in misura minore, grazie al cielo, per l'Italia e anche per altri paesi. L'Italia, come sapete, ha questa fortuna che insomma, si è creata da se stessa, della forte industria manifatturiera, che è quella che ci tiene a galla, che bene o male riesce a garantire quel minimo di crescita, di sviluppo, soprattutto di possibilità per il futuro. Però per chi non ce l'ha questa fortuna, effettivamente il solo aspetto finanziario è carente. Questo lo dicevo perché appunto per sottolineare ancora una volta l'importanza dell'abbattimento delle disuguaglianze e del ristabilimento di un adeguato termine di mobilità sociale. Allora, professor Jenkins, lei ha preparato una relazione in cui appunto ci introdurrà, ci farà fare questo ulteriore gradino in questo viaggio che stiamo facendo, in questo problema centrale, centralissimo della nostra civiltà. Dopodiché magari vedo molti giovani, grazie al cielo, e magari sentiamo qualche domanda di loro. Professore, prego. Hello. It's great to be here. Buonasera, è bellissimo essere qui, grazie per avermi invitato e grazie per essere qui. Mi spaventa un po' vedere così tante persone. I've been given two important instructions. Mi sono state date due istruzioni importanti. La prima è che devo parlare nel microfono. Luckily, I like gelati. E fortunatamente mi piacciono i gelati.
Ma se vedete che non parlo nel microfono, cominciate a balzare la mano. Poi, la seconda cosa è che cercherò di parlare lentamente, sia per gli interpreti, anche per voi, ed è anche utile per me. Dunque, ci sono due ragioni per cui vi vedrò sventolare le mani. Innanzitutto, perché magari non sarete d'accordo con quello che dirò, ma avrete la possibilità alla fine di fare domande. E in generale vi parlerò di cosa è successo alla mobilità sociale e perché ce ne dobbiamo preoccupare. Suddividerò la mia presentazione in quattro parti. Il primo riguarda questa domanda: perché ce ne preoccupiamo? E qui parleremo del nostro interesse politico nella mobilità sociale e vi ricorderò che praticamente tutti coloro che dicono che la mobilità sociale è positiva fanno riferimento al principio dell'uguaglianza delle opportunità e meno frequentemente si riferiscono anche alla mobilità sociale collegata ad una maggiore efficienza economica. Ora, ci sono buone ragioni per essere interessati alla mobilità sociale, sembra. E poi, il secondo punto è quello dei risultati principali. Non ho trovato tanti risultati per l'Italia, mi riferirò soprattutto al Regno Unito e agli Stati Uniti, ma ci sono delle cifre, delle statistiche che vengono utilizzate per sostenere la tesi secondo cui ci dovremmo preoccupare, sono le evidenze e vedremo le differenze tra i paesi e all'interno dei paesi. Ma poi in terzo luogo voglio fare un passo indietro e chiederci come valutare questi risultati. Abbiamo un giornalista qui, dobbiamo fidarci di questi dati così come dobbiamo fidarci dei risultati. Forse è l'accademico in me che sta parlando, ma quello su cui voglio concentrarmi non è tanto darvi risposte, ma offrirvi tutta una serie di domande e darvi un po' di retroterra culturale. Poi nella quarta parte metteremo insieme tutti questi dati, questi problemi e faremo una valutazione generale, parleremo dei concetti, delle misure, eccetera. Il primo ambito di cui mi occuperò è perché ce ne preoccupiamo. Non ho trovato tanti dati per l'Italia, ma devo dire che non parlo l'italiano e dunque mi soffermerò sugli esempi anglofoni e vi ricorderò delle cose che sicuramente già sapete per quanto concerne la mobilità sociale. Cominciamo con il Regno Unito, dove vivo attualmente, e quello che farò è spiegare che a prescindere che uno stia a sinistra o a destra, tutti sono d'accordo sul fatto che la mobilità sociale è positiva, una cosa buona. Questo è un estratto di un documento prodotto da una commissione istituita dal governo Blair e in questo documento sulla mobilità sociale si dice e si pone la domanda perché la mobilità sociale è importante. È importante, si dice, per via della parità delle opportunità e per l'idea che se non c'è mobilità sociale non ci sono pari opportunità. Inoltre, vogliamo fare il miglior uso dei talenti di tutti e se non c'è mobilità sociale, si dice, non avremo questo utilizzo dei talenti. E poi c'è la questione della coesione sociale, l'inclusione sociale che vengono promosse dalla mobilità sociale. Ecco, questo è il governo laburista. Ma adesso qui abbiamo la sinistra e la destra, tutti in un gruppo bipartisan e ci sono dei concetti veri sulla mobilità sociale e qui in due titoli vediamo perché
la mobilità sociale è importante in arancio per la giustizia sociale, ma anche per il migliore utilizzo delle risorse. E addirittura dicono che c'è un aumento del tasso di crescita associato alle pari opportunità. Andiamo a fare un passo indietro e passiamo un po' a destra, e il governo di coalizione anch'esso è a favore della mobilità sociale e delle pari opportunità. E qui, come vedete, il vero test di giustizia è la distribuzione delle opportunità, e questa è la ragione per cui migliorare la mobilità sociale è l'obiettivo politico del governo di coalizione. Nick Clegg non è più al governo, hanno perso, ma il governo non ha lanciato fuori dalla finestra la mobilità sociale. Poi ci si parla di mobilità sociale anche nella commissione sulla povertà dell'infanzia, e quello che si dice è che bisogna trovare delle misure per migliorare la mobilità sociale. Dunque vedete che nel Regno Unito se ne parla tanto, ma è un argomento molto diffuso anche negli Stati Uniti. È interessante notare che Alan Krueger non viene dalla politica, ma è il presidente del Consiglio dei consulenti economici del presidente, e nel 2012 parla del rapporto tra mobilità del reddito e disuguaglianza, vale a dire la dispersione del reddito in un particolare momento. E dice anche che forse potremmo preferire una maggiore disuguaglianza se ci fosse più mobilità, perché dice la disuguaglianza è cresciuta ma la mobilità sociale è diminuita, e torneremo su questo studioso tra un attimo. E parla anche della curva del grande Gatsby, di cui vi parlerò tra un attimo. Andiamo avanti, e nell'ambito delle politiche sociali qui abbiamo l'equivalente americano del presidente della Banca d'Italia, la Janet Yellen, che è la presidente della Federal Reserve, e anche lei si preoccupa delle disuguaglianze e del suo rapporto con la mobilità, e parla di una ridotta mobilità intergenerazionale, e parla in questa circostanza di come cercare di affrontare la questione della disuguaglianza e promuovere pari opportunità. Vedete ancora una volta queste parole: pari opportunità e mobilità sociale. Non è solo Janet Yellen che l'ha detto, ma anche il suo capo, cioè Barack Obama. Barack Obama in questo discorso mette insieme le pari opportunità, i risultati e così via, le stesse cose di cui parlava Alan Krueger. E notate che parla anche delle tendenze di una maggiore disuguaglianza e una decrescente mobilità, che pongono una minaccia al sogno americano. Tenetela a mente questa, perché l'America è la terra delle pari opportunità, è la terra del sogno americano. Andiamo velocemente, questo argomento non è diffuso solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma anche in Europa, e vedete che la UE ha un documento che parla proprio della coesione sociale, e l'OCSE anche. Questo è interessante, questo è un documento che riguarda la crescita, si chiama Andare verso la crescita, e il capitolo 5 parla della mobilità sociale intergenerazionale. Perché? Perché parla di più mobilità che promuove la crescita, e la Banca Mondiale ovviamente è interessata a questo argomento, e c'è un rapporto di tre autori che parla di queste questioni, e uno degli autori è seduto qui davanti a me, e la Banca Mondiale sta diffondendo queste idee anche ad altri ambiti al di fuori del suo ambito d'azione. Ecco, dunque, questo è un argomento molto molto sentito. Per riassumere fino ad ora, noi ci preoccupiamo della mobilità sociale, e normalmente noi diciamo che pensiamo che più mobilità significa più pari opportunità, e più mobilità, pensiamo, promuove l'efficienza economica. Ma questo poi solleva
arriva alla domanda, ma qual è il problema? Quanta mobilità sociale abbiamo nelle nostre società? Prima di rispondere a questa domanda, dandovi dei risultati, una breve parentesi, perché vi devo spiegare come si misurano queste cose e sarete interessati a vedere che tutti lo fanno allo stesso modo, ma sarete sorpresi di vedere che tutti si concentrano in particolare su un dato. Innanzitutto bisogna scegliere che tipo di mobilità. Io parlerò di mobilità sociale, ma che cosa significa mobilità sociale? Significa essenzialmente mobilità di reddito, ma spesso non è mobilità di reddito, ma mobilità delle retribuzioni. Vale a dire, tra tutte le persone che hanno un lavoro, e questo non tiene conto delle persone che per esempio prendono sussidi di disoccupazione o famiglie. E poi parla di uomini, le donne stanno fuori da questo quadro la gran parte delle volte. E poi in terzo luogo questi dati sono normalmente misurati non nel corso di una vita, perché non si possono misurare tipicamente questi dati. Il problema serio è che abbiamo una fotografia della vita di una persona invece che un film che riprende tutta la vita, e dunque dobbiamo fare delle deduzioni sulla base di queste fotografie, e gli economisti si sforzano molto per cercare di elaborare questo problema. Ci sono due problemi: quello che ha a che fare con il fatto che si hanno solo brevi osservazioni nell'ambito del ciclo di vita delle persone, e un altro punto è quello del bias del ciclo della vita. Essenzialmente, se vogliamo confrontare le chance di figli e genitori, li vogliamo confrontare in momenti comparabili. Supponiamo di avere un babà di 40 anni, non bisogna misurare la chance del ragazzo a 15 e 20 anni, perché le cose succederanno dopo, ci sono delle relazioni sistematiche. Dunque non è la mobilità del reddito, ma è la mobilità della retribuzione per gli uomini. Ma come viene riassunta la mobilità? Vi voglio parlare di una cosa che si chiama beta. Riassumo l'econometrica l'econometria in un'immagine. Qui vedete a destra un'immagine che riassume sull'asse orizzontale il reddito del genitore, del padre, e visto che siamo interessati alle differenze proporzionali utilizziamo una misura che si chiama logaritmo. Ma più si va verso destra maggiore è il reddito, e dove si interseca la linea verticale abbiamo il reddito medio. Poi nella direzione verticale abbiamo il reddito del figlio misurato relativamente alla media. Che cosa significa questo? Significa, beh, ci sono degli esempi, dei dati, non so se vedete bene, ma ci sono tanti puntini verdi, e questa è una combinazione, perché se facciamo uno studio sulle osservazioni dei redditi dei padri, delle retribuzioni dei padri, e vediamo che ci sono puntini dappertutto, in un certo senso dobbiamo mettere insieme tutte queste diverse osservazioni. Come lo facciamo? Non so se conoscete la regressione, non ve la spiego, però l'idea è relativamente semplice. Bisogna pensare a quella che è la differenza prevista, attesa, tra un padre e un figlio in circostanze diverse. Immaginate che il reddito di un figlio sia lo stesso del reddito di suo figlio, in linea con l'aspettativa relativamente alla media, e questo significa che tutti sarebbero lungo questa linea di 45 gradi. Diciamola in un altro modo: se dovessimo mettere una linea, tracciare una linea, quella linea sarebbe uguale a 1. Ecco, questo è un estremo, cioè se il reddito del padre è il doppio, allora il reddito del figlio dovrebbe anch'esso essere il doppio rispetto alla media. Un altro estremo sarebbe se non ci fosse alcuna
un rapporto tra il reddito del padre e il reddito del figlio, e in questo caso in particolare prendiamo questa linea, la facciamo scendere verso la linea orizzontale, e questo è l'altro estremo e la curva è zero, beta è zero. In mezzo, quando facciamo corrispondere la linea alla vita reale, beta è la curva di questa linea e c'è una linea tra qui e qui. Sembra un po' complesso, gli economisti amano questa cosa, ma c'è un numero che riassume tutto e che ha questi due estremi. Un altro modo per pensare a questa immagine è sulla base di matrici di transizione. Che cosa significa? Sembra orribile, ma un'idea molto semplice: allineiamo tutti nella generazione del padre, dai più poveri ai più ricchi, e suddividiamo quella popolazione in gruppi, in fasce uguali, diciamo in 5 gruppi quintili. Poi facciamo la stessa cosa per i figli, li allineiamo dai più poveri ai più ricchi, li suddividiamo in 5 gruppi e poi possiamo cross tracciare delle linee tra questi gruppi e vediamo dove l'origine si allinea alla destinazione, per vedere quali sono le chance di una persona che ha cominciato dal basso e che finisce in un'altra destinazione. Tutto questo sembra piuttosto astratto, ma guardate l'Italia, questo è un esempio che ho trovato per l'Italia circa queste cose. Qui abbiamo i 5 gruppi, dal quintile più povero a quello più ricco in Italia in questo momento particolare. Qui vediamo la stessa cosa anche per i padri. Questa è la destinazione a cui avevamo l'origine. Possiamo chiederci quali siano le possibilità che chi parte dal fondo, diciamo così, arrivi ad una destinazione diversa, passando dai più poveri ai più ricchi. La questione è questa: se tutti rimanessero al loro posto, e questa è una posizione assolutamente deterministica, quindi la beta è 1, ecco, questa proporzione, questa frazione di quelli che partono in questi gruppi e quindi questo fosse uguale ad 1, questo significherebbe che rimarrebbero lì, e questo significa che queste proporzioni sarebbero tutte pari ad 1, e cioè non ci sarebbe mobilità. D'altra parte, se avessimo una situazione in cui abbiamo un'indipendenza rispetto all'origine, allora tutti questi dati sarebbero al 20%, 2-0. La realtà sta nel mezzo delle due cose, dei due estremi. Allora, per l'Italia quello che vediamo è che se si inizia dal quintile più povero, circa un terzo delle persone rimangono lì e il 10% invece arriva al quinto quintile, che è quello più ricco. Andiamo all'altro estremo: quelli che sono partiti dal quintile più ricco, nel 10% dei casi rimangono all'interno dello stesso gruppo, ma un 40% si sposta. Quindi questi sono i numeri che ci danno gli autori del paper e dicono di conseguenza che c'è una persistenza elevata in questo quintile superiore, quindi probabilmente erano invertiti i due dati, 10 e 40, 40 e 10. E questa è una tipicità italiana. Vediamo le differenze tra paesi. Qui facciamo riferimenti ad altre matrici anche di tipo sociologico, ma applichiamo comunque beta. E vediamo la curva del grande Gatsby, di cui abbiamo parlato prima. Se conoscete il libro di Fitzgerald, sapete anche perché si chiama la curva del grande Gatsby. Sull'asse delle X abbiamo la disuguaglianza nel reddito. Più si va verso destra, più aumenta la disuguaglianza nel paese. Ciò di cui ho parlato fino adesso, beta, è sull'asse delle Y. E questo è il problema che ha affrontato Kruger, di cui ha parlato Obama e gli altri che ho citato, perché questa curva ci mostra un rapporto positivo tra la disuguaglianza da una parte e l'immobilità
della retribuzione dall'altra parte. E potrete anche notare che se pensiamo in termini di differenze di beta, abbiamo i soliti sospetti qui, cioè i paesi nordici, sono paesi dove c'è poca disuguaglianza e un'elevata mobilità. E arriviamo invece sulla destra, paese dove sono nato e poi ho vissuto. Vediamo l'Italia. L'Italia è un paese a bassa mobilità secondo questa misurazione e là in cima con l'Italia abbiamo anche gli Stati Uniti, il paese delle opportunità. E questo è un risultato che ha sorpreso tantissimo e di cui anche il forte interesse per questa problematica. E abbiamo là in cima anche il Regno Unito. Ricordiamo questo quadro. Le cose di cui tutti parlano, i titoli dei giornali sono dedicati proprio a questa cosa. Vediamo le tendenze nel tempo. Le cose sono sempre andate così. Non abbiamo tante informazioni. Perché? Perché è difficile avere queste informazioni. Perché dobbiamo avere informazioni sui genitori e anche sui loro figli. Ma qualche informazione ce l'abbiamo. Io non voglio spiegare i dettagli di questi plot, ma vi dico che sono ricerche diverse sulle tendenze nel tempo, sull'asse delle ascisse, che misura quello che accade dal momento della nascita dei figli e là nel tempo, con una misurazione di beta. Da questo vediamo che abbiamo una linea centrale che è piatta, il che significa che la mobilità non va né in su né in giù, e questo può sorprenderci, ma è la stima migliore che abbiamo, perlomeno per gli Stati Uniti, per gli uomini. Vediamo le donne. A parte questa situazione un po' diversa all'inizio del periodo, c'è comunque una linea e una riga piatta. Consideriamo ora il Regno Unito. Anche nel Regno Unito si parla moltissimo di mobilità sociale. Qui faccio riferimento ad una ricerca di 10 anni fa che ancora finisce sui giornali, però e poi vedremo perché. E vedete che il titolo è a caratteri cubitali, mobilità sociale, e poi sottoscritto in Gran Bretagna, bassa e in declino. Vi offro anche qualche numero perché a questo punto sappiamo cos'è beta. Se ci concentriamo sui figli, vediamo per esempio che la stima di beta è passata da 0,2 a 0,3 nel tempo, e questo significa una maggiore immobilità perché è aumentata beta, e le stime econometriche ovviamente sono queste, ma dati anche espressi in altro modo confermano lo stesso dato. Allora, ci importa della mobilità sociale, questa è la prima cosa che abbiamo accurato. Secondo elemento, la mobilità sociale non è pervasiva. Ricordate, siamo lontani dalla situazione auspicata. C'è una mobilità relativamente bassa in alcuni paesi, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia in particolare, e la mobilità magari sta declinando, che è l'opposto di quello che vogliamo. Di qui un'ulteriore domanda: come facciamo a valutare questi riscontri, queste notizie, questi dati? Sono un po' provocatori anche rispetto alla letteratura, dicendo questo: come facciamo a valutare questi dati? Ma ovviamente dobbiamo ammirare il lavoro che è stato fatto, al tempo stesso però dobbiamo anche essere cauti. Essere cauti, dicevo, e vi dirò perché sto affermando queste cose. Perché dobbiamo ripensare come misuriamo la mobilità. Questo significa ritornare ai concetti, cioè chiarire bene cosa significa uguaglianza di opportunità e come la misuriamo. E dobbiamo anche concentrarci sui dati. I dati possono essere noiosi, ma sono importanti. E i titoli di cui abbiamo parlato vengono dai dati. Parliamo dei concetti di mobilità e vediamo le misure della mobilità. Innanzitutto, ci sono in effetti vari concetti di mobilità. Io ne distinguo tre: la mobilità posizionale o relativa, la seconda la mobilità assoluta, il terzo concetto che è associato alla riduzione della disuguaglianza dinastica, su cui non mi soffermerò, è la riduzione della disuguaglianza.
Cos'è la mobilità posizionale o relativa o di scambio in termini sociologici? Si tratta di una mobilità pura in cui ciò che ci interessa sono esclusivamente i cambiamenti nella posizione sociale delle persone, non l'aspetto reddituale, ma la posizione sociale. La cosa interessante in relazione alla mobilità posizionale è che controlla il fatto che ci sono dei cambiamenti sostanziali nel tempo, nella distribuzione reddituali tra le diverse generazioni. Parliamo di un lasso di tempo di 30-40 anni e sappiamo che la distribuzione del reddito in molti paesi del mondo è aumentato in termini di media, ma anche la disuguaglianza in molti paesi è aumentata. Allora bisogna considerare come correlare le due cose. È una mobilità pura questa, e molti politici parlano di questa politica quando parlano di mobilità. Una cosa però che dovrebbe preoccupare, diciamo, i politici, ai quali la mobilità piace così tanto, è che se la posizione di tutti dipende dalla posizione di tutti gli altri, questo significa che se uno va giù di una posizione dall'alto, allora un altro deve andare su e occupare la posizione che è stata lasciata vuota. Ma non è possibile che tutti vadano in mobilità verso l'alto, per così dire, e sono certo che nessun politico possa parlare esprimendo il proprio appoggio alla mobilità verso il basso. Di conseguenza, una mobilità di questo tipo è un concetto interessante, ma si dimentica questa problematica che vi ho appena detto. In più, se adottiamo questa prospettiva della mobilità e questo concetto specifico, ecco che abbiamo una mobilità completa laddove le posizioni di destinazione sono indipendenti dall'origine genitoriale. Ma questo è correlato di solito all'uguaglianza delle opportunità. Vediamo adesso la seconda mobilità, che è quella assoluta. Qui ci si concentra sulla crescita reddituale individuale, cioè il mio livello di reddito è aumentato rispetto a quello di mio padre oppure è diminuito, o le mie possibilità di diventare un milionario sono maggiori rispetto a quelle precedenti? Qui abbiamo una situazione in cui la mobilità non necessariamente è correlata alla mobilità di tutti gli altri, è possibile che sia appunto considerata su base individuale e le medie sono aumentate nel tempo e questo fa parte della misura ed è di conseguenza molto importante. Mi rendo conto che questo fosse un linguaggio molto accademico. Ricordiamo allora un elemento, un punto che sintetizzo nel dettaglio in questa slide. Se si crede nella mobilità posizionale, allora non si deve credere a beta, ma ricordate che beta è ciò che usano tutti. Il problema è che beta mette insieme questi due concetti. Ci sono modi per controllare l'elemento, ma non pienamente. Quindi, se vi interessa la mobilità posizionale, io direi che non dovreste usare la misura beta, ma altre misure che tengono conto del concetto specifico, e parlo di matrici transizionali e così via. Questo non è stato fatto tanto, perché ma ci sono ragioni sia buone che cattive. Forse la ragione brutta è che tutti hanno già usato beta, allora si continua a usare beta, sia convenzionali, tradizionali, forse anche per confrontare i propri risultati con quelli degli altri. Comunque ci sono delle ragioni tecniche che fanno sì che beta sia stata utilizzata così tanto. Il punto è che tutti continuano a concentrarsi su beta, parlo degli economisti principalmente. Questo è un punto importante o no? Ma io direi proprio di sì e vorrei cercare anche di chiarire perché, facendo un confronto con risultati più recenti che vanno a confrontare le stime della mobilità sulla base di beta con quelle che sono basate sulla mobilità posizionale. Abbiamo tre paesi, Canada, la Svezia e gli Stati Uniti, e il contrasto
interessante è con la Svezia e gli Stati Uniti. Ricordate che la Svezia è tra i buoni, per così dire, beta è elevata, c'è una mobilità sociale elevata, gli Stati Uniti sono i cattivi perché hanno una bassa mobilità invece. Questa è la nuova stima beta, vedete che abbiamo un'immobilità maggiore negli Stati Uniti e di tanto anche rispetto alla Svezia. Questa ricerca recente ci dice che se ci basiamo sulla correlazione di posizione rank, allora i due casi si avvicinano molto, la mobilità relativa è praticamente identica in Svezia e negli Stati Uniti. Quindi diversi principi di mobilità scelti diversamente danno dei risultati diversi. Vediamo altre evidenze, non entro nei dettagli, guardiamo soltanto il grafico e credetemi, qui su quest'asse abbiamo una misura non di beta ma della mobilità sulla base della posizione o di un equivalente della posizione e, sulla e abbiamo poi sull'asse orizzontale il tempo e questa linea è sostanzialmente piatta. Questo significa che negli Stati Uniti, nel momento in cui questi autori, Chetty e coautori, hanno fatto le stime, questa era la situazione. Si pongono una serie di quesiti quindi sui principi e su come noi pensiamo alla mobilità. C'è un altro ragionamento che dobbiamo fare. Ci interessa la mobilità perché noi pensiamo che beta misuri la qualità delle opportunità e la matrice dove beta è zero o dove i dati nella matrice sono tutti uguali al 20%, ecco, questa nozione ci riporta all'indipendenza dell'origine. Un americano, un economista, Roemer, ha parlato proprio di questo e ha detto che l'imperatore è nudo, nel senso che il grado di indipendenza dall'origine è una misura diretta e buona della disuguaglianza di opportunità solo se valgono due condizioni che sono abbastanza particolari. La prima, sostanzialmente tutto il vantaggio genitoriale viene riassunto nel reddito o nella retribuzione in questo studio. Seconda condizione, noi non consentiamo il fatto che gli esiti, e stiamo parlando qui del reddito dei figli, figli maschi in particolare, ecco il nostro punto di riferimento si riferisce al background familiare, ma non consentiamo che alcune delle differenze nel corso della vita non dipendano dall'origine, da dove partiamo, ma dagli sforzi che una persona fa nella vita. Quello che dovremmo fare forse per misurare veramente l'uguaglianza di opportunità è misurare anche questo in modo diretto e questo apre tutta una serie di ulteriori spunti di letteratura di John Roemer che si è soffermato sull'uguaglianza o la disuguaglianza di opportunità in questi termini e qui si fa una distinzione tra le cosiddette circostanze, cioè le cose sulle quali noi non possiamo intervenire, di cui non siamo responsabili in senso morale, gli eventi, le cose che ci capitano, le cose per lo più associate col background familiare. Io ho parlato di reddito, ma possono esserci anche altri aspetti, come per esempio il colore della propria pelle, la appartenenza a un gruppo etnico, anche magari dove si vive. C'è poi l'aspetto degli sforzi, cioè le cose che le persone possono scegliere di fare, di cui possono essere chiamate a rispondere anche moralmente. E qui un esempio è proprio quello del lavoro, cioè ci possono essere delle differenze a livello di talento e gli esiti che vanno a riflettere le circostanze, gli sforzi e le politiche. L'argomentazione di Roemer è che c'è uguaglianza soltanto se le differenze negli esiti di interesse, cioè parliamo del reddito dei figli, riflettono le differenze soltanto a livello di sforzi, cioè l'idea è che le circostanze non siano significative, non siano rilevanti. Lui ha confrontato vari dati e ho dati anche su questo, ma non entro neanche in questo nei dettagli. Vi voglio però far vedere un'immagine per cercare di convincervi che questo approccio porta a un esito diverso rispetto all'approccio tradizionale, quello che finisce sui giornali.
Qui abbiamo un rapporto con due grafici che non credo riusciate a leggere, ma sull'asse verticale in alto vediamo una misurazione della disuguaglianza di opportunità. Questo viene chiamato con l'acronimo IOR nello studio. E poi sulla X abbiamo beta. Se noi misurassimo le stesse cose, queste osservazioni che valgono per tanti paesi, tutti starebbero su una linea piatta, su una riga piatta. E allora sono tutte sulla stessa linea questi puntini? No, ovviamente, c'è un sacco di dispersione su questo grafico. Questo significa che abbiamo due concetti diversi e il modo in cui noi affrontiamo dal punto di vista concettuale la cosa ha delle conseguenze. Consideriamo poi l'altra immagine. Ricordate il grafico più famoso, quello della curva del grande Gatsby che vi ho mostrato prima. Qui viene fatto il tentativo, gli autori non parlano di tentativo evidentemente, il tentativo di misurare la disuguaglianza sull'asse orizzontale in termini correlandolo all'IOR sull'asse verticale. E abbiamo di nuovo le osservazioni paese per paese. Tutti questi punti sono vicini a una linea che è la stessa, una retta, così come abbiamo nel grande Gatsby? No. Allora stiamo intorbidendo le acque, stiamo cercando di andare dietro i titoli dei giornali e diciamo, ritornando alla questione del concetto che applichiamo, ecco, dobbiamo forse concentrarci di più sulla mobilità assoluta? Ci sono diverse modalità per fare questo. Bisogna ricordare che non c'è niente qua che abbia a che fare con una misurazione diretta di beta, che invece è la tradizionale misurazione. La mobilità magari oggi è particolarmente importante perché sappiamo che in questo periodo il reddito medio non sta crescendo in modo costante come poteva essere in passato e noi sappiamo che siamo in un momento di recessione e poi di austerità e non siamo in un periodo di grande moderazione come invece è avvenuto dopo la guerra. E io credo che qui ci siano elementi di grande interesse nella mobilità assoluta che mettono in discussione il modo tradizionale in cui guardiamo alla mobilità sociale. Facciamo un esempio, un paio di esempi per la verità. Il primo è statunitense. E Pew Trust è un'organizzazione che fa ricerca e fa sondaggi sulla mobilità del reddito e l'atteggiamento delle persone rispetto a questa mobilità. Chiedono alle persone, tra l'altro, di esprimersi in relazione alla mobilità assoluta. E c'è questa lunga citazione che possiamo sintetizzare dicendo che gli americani in questo momento in grande misura sono preoccupati che i loro figli non saranno ricchi quanto sono loro stessi, quindi parlano di reddito reale e questo ci riporta ad una serie di cose che dicevamo all'inizio, perché se non c'è crescita economica e se si è in fondo, diciamo così, alla scala e sappiamo che le persone in quella situazione hanno un reddito basso e piatto, allora ci sono problemi di mobilità. C'è anche un problema nel Regno Unito, qui ho un riferimento a Tony Blair, che in un'intervista televisiva è stato intervistato da un giornalista piuttosto aggressivo che voleva spingerlo a dire se era giusto far crescere così le disuguaglianze. Lui, da astuto politico, ha un po' eluso la domanda e ha risposto, ha detto la cosa importante è far salire il reddito di tutti, non gli interessava se il reddito di Beckham saliva, ma il problema era che il reddito di tutti crescesse un pochino, ma vedete che la mobilità è una questione piuttosto controversa. Poi
mobilità, retribuzioni o reddito? Dobbiamo forse pensare a qualcosa di più ampio che non alla retribuzione. E poi dobbiamo pensare a tutte le persone o solo gli uomini? Dobbiamo introdurre anche le donne? E poi i dati, ci sono? Ci sono dei dati, dobbiamo fare qualcosa, ma devo anche riconoscere che una volta che introduciamo le donne nel quadro diventa più difficile e forse gli economisti a proprio discredito hanno cercato di eludere queste difficoltà. Se qualcuno non lavora sul mercato del lavoro e non è una donna che magari sta a casa e va dalla casa, la sua retribuzione è zero e quello è un problema per il modo in cui la mobilità viene misurata in questo modo, se si elude questo problema. Ecco, questo è un problema potenziale, forse dovremmo impegnarci a studiarlo. È confuso, mi rendo conto, è complicato, ma dovremmo esplorarlo a mio avviso. Fa una differenza? La risposta è sì, perché ci sono delle evidenze. C'è uno studio a cui ho lavorato che dimostra che le misure beta mostrano una maggiore mobilità rispetto alle retribuzioni. Chatty l'ha dimostrato recentemente anche con un collega negli Stati Uniti. E poi c'è una questione di dati. Infatti potremmo passare a nuovi tipi di dati. Pensate voi, e sempre di più negli Stati Uniti questo si sta facendo. Questo potrebbe essere una buona idea, ma non tutti i paesi hanno questi dati oppure fonti disponibili di dati. Quello che possiamo fare con questi studi è quello di approfondire gli studi che già esistono e chiedere se questi risultati sono credibili. Prendiamo lo studio del Regno Unito e torniamo a quel titolo che dicevo prima, la mobilità sociale è bassa e forse sta declinando. Questo si basa su due studi. Quando pensate a tendenze, potreste pensare che le tendenze derivano da deduzioni da diversi punti, ma qui abbiamo solo due punti e questo è problematico. Ci sono due punti, li congiungiamo con una linea retta, ma credo che non bisogna dare troppa credibilità a queste conclusioni. E poi se approfondiamo di più questi studi, vediamo che le misure che vengono utilizzate per lo stato generale non sono esattamente le stesse per tutti. E poi ci sono questioni che riguardano la qualità dei dati e li ho dettagliati. E il punto è, non voglio dire che i ricercatori sono dei ricercatori incapaci. Dico che bisogna essere più onesti, più sinceri e aperti e ammettere che non sappiamo tutti e che non dobbiamo agire come se sapessimo tutto. I risultati sono robusti, credo che siano sensibili. Questo è un altro studio che ha utilizzato metodi leggermente diversi, utilizzando però gli stessi dati e essenzialmente abbiamo una linea di beta da due a molti e questi sono dati coerenti con lo studio precedente, dunque forse sono stato troppo duro quando ho parlato prima. Questo è beta, vedete che è costante ed è essenzialmente quello che mostravano Blandon e collaboratori. E poi beta che aumenta, questo è lo stesso periodo di cui parlavano Blandon e collaboratori, e se prendiamo questo approccio sembra che ci sia evidenza di coerenza fra i dati. Che cosa succede però ai sociologi? Per essere sinceri dobbiamo sapere che loro parlano di una cosa diversa, parlano di mobilità di classe, ma ci aspettiamo che proprio perché la classe sociale è definita in base alla gerarchia del reddito e la retribuzione ha a che fare con la posizione, ci possiamo aspettare che ci sia una forma di coerenza per quanto concerne i risultati. John Goldthorpe e collaboratori sostengono, utilizzando diversi dati, sostengono che non ci sono evidenze
di quanto diceva Blendham, cioè che la mobilità di classe stia calando. Non dicono che stia aumentando, ma dicono che la tesi non è convincente. Cercano di esplorare le ragioni per cui i loro risultati sono diversi, e ci sono delle argomentazioni tecniche dettagliate sui modi in cui le retribuzioni sono diverse tra i diversi lavori e l'entità in cui la dispersione delle retribuzioni è mutata nel corso del tempo tra le generazioni, e costruiscono tutta una storia per spiegare perché i loro risultati sono diversi da quelli di Blendon, implicitamente dicendo che i loro risultati sono più affidabili. I ricercatori ovviamente replicano, e in un recente articolo negano la tesi dei sociologi. Io non posso dire chi è il vincitore perché stanno ancora battendosi, ma vi lascio con questo messaggio, cioè dobbiamo essere consapevoli del fatto che i risultati non sono sempre chiari, non sono sempre definitivi, non sono sempre robusti. E ho un altro esempio italiano, si tratta di dati piuttosto obsoleti prodotti da due sociologi che riguardano la mobilità in Italia, ed è una misura dell'associazione tra l'occupazione dei padri e dei figli, e la loro misura è un po' come beta, e vedete che scende anche se gradualmente, e questa è una misura della confidenza statistica, e alla fine lo studio suggerisce che c'è un leggero aumento della mobilità di classe per gli uomini, ma non ci sono evidenze comparabili per il reddito, le retribuzioni e l'occupazione. Dunque tutte le questioni che ho toccato per la Gran Bretagna credo che siano rilevanti anche per l'Italia. Siamo d'accordo sul fatto che la mobilità sociale è relativamente bassa in Italia, ma ci sono però delle domande da farsi su queste tendenze. E poi potremmo chiederci qual è il rapporto e il confronto tra la Germania e gli Stati Uniti, ma salto perché non ho tempo. Giungiamo adesso alla quarta parte. Ho costruito la mia tesi dicendo che c'è tantissimo interesse per la mobilità sociale, con gli appelli alle pari opportunità e all'efficienza economica di cui abbiamo parlato, ma queste sono domande potenziali che ci possiamo chiedere, a cui possiamo cercare di rispondere. Quali sono i collegamenti tra la mobilità e i principi normativi o morali di cui siamo veramente interessati, e qual è l'interesse in particolare, oppure il rapporto in particolare, tra la mobilità sociale, la parità di opportunità e le misure più recenti della pari opportunità che è stata elaborata da John Rimmer. Poi il secondo punto è che ci sono tanti risultati davvero strepitosi che riguardano la mobilità, le differenze tra i vari paesi, ma spesso questi risultati vengono presi come vangelo. Sicuramente questo succede nel Regno Unito e negli Stati Uniti, sicuramente dall'opinione pubblica, ma anche dai politici. Ma c'è bisogno di essere un po' selettivi, dobbiamo capire che cos'è la mobilità, qual è il concetto di mobilità, chi includere nell'analisi, e effettivamente come potremmo riassumere le chance di vita in termini di rapporti, classe sociale, reddito, e quali sono i rapporti tra queste misure. E poi naturalmente, se vogliamo derivare delle conclusioni robuste, abbiamo bisogno di serie di dati robusti, e questo è altrettanto importante. Dunque complessivamente abbiamo fatto tanto progresso nello studio della mobilità negli ultimi decenni, sappiamo di più su alcuni paesi rispetto ad altri, e avete visto che io mi sono infatti soffermato sugli Stati Uniti e sul Regno Unito, ho trovato qualche esempio sull'Italia ma relativamente pochi, e pochi anche per quanto concerne gli altri paesi. Dunque dobbiamo ancora imparare molto. Come ha detto il filosofo danese Piet Hein, i problemi degni di essere attaccati dimostrano il loro valore replicando. Grazie. Beh, che dire? Innanzitutto grazie per questo discorso, e grazie soprattutto per il fatto, come dire,
di lavorare su questi temi, perché questi sono temi centrali e l'esistenza di professori come Jenkins, come Stephen, ci conforta, perché scandagliano, studiano, analizzano fino in fondo fenomeni così drammatici e così assolutamente urgenti da risolvere. Del resto che in Italia ci sia un problema di mobilità sociale è evidente a chiunque, del resto la terra delle raccomandazioni significa che è la terra della scarsa mobilità sociale, che altrimenti senza raccomandazioni non va avanti. Anche in America, insomma, che il sogno americano sia una bufala, si può dire, è abbastanza evidente a tutti, a chiunque abbia visto le immagini di Baltimore, di Ferguson pochi mesi prima, insomma, che l'American Dream sia in realtà un American Nightmare è abbastanza noto. Meno, un po' più sorprendente è l'Inghilterra, forse questo deriva da antichi retaggi dei lord, dell'antica divisione in classi sociali, insomma, poi negli anni della Thatcher evidentemente hanno acuito il problema, credo almeno, però neanche Blair, come abbiamo sentito, è riuscito a risolverlo. Insomma, quindi sono problemi attuali. Peraltro adesso, per dirla tutta, da queste classifiche mancano paesi come la Russia, il Qatar, dove probabilmente c'è un problema di diseguaglianza, di comunità sociale altrettanto forte. Comunque, insomma, questa è la situazione. Quello che volevo chiedere a Stephen, prima di passare la parola al nostro pubblico, è semplicemente questo. Abbiamo visto nel corso di questo speech che molti studiosi, appunto, si esercitano, come lo stesso Stephen, sul problema, ma addirittura dei personaggi dotati di un forte potere pubblico sono consapevoli. Stephen citava Obama, lo stesso Blair, la Janet Yellen, presidente della Federal Reserve, tutti, che poi peraltro è anche insomma, come dire, come donna ha anche sperimentato un'altra forma di discriminazione altrettanto odiosa, insomma, sono tutti personaggi che hanno a cuore e hanno anche, se vogliamo, il potere per risolverli. Vorrei chiedergli come mai, in effetti, perché c'è paura di toccare privilegi, perché c'è una inconsistenza da parte delle classi politiche, come mai non si riesce ormai da tanti anni ad affrontare efficacemente questo problema? E ancora una cosa collegata a questa, l'Europa, di cui tanto si parla in questi giorni, anche qui a Trento, non potrebbe prendere qualche iniziativa in favore di questo abbattimento della disuguaglianza e quindi risollevare la mobilità sociale? Thank you very much for the questions. Grazie per le domande. Beh, essenzialmente la prima domanda riguarda politici di potere e come si comportano circa la mobilità sociale. Beh, dobbiamo dire che nessun politico direbbe mai che è contrario alla mobilità sociale. Siamo tutti d'accordo che è una cosa buona e positiva. E come ho cercato di spiegare, la mobilità sociale è un concetto piuttosto vago. È difficile renderlo concreto per politici un po' senza scrupoli. Questo è molto conveniente perché non devono fare molto. Ma ricordate, per esempio, il nuovo governo laborista di Tony Blair seriamente voleva fare qualcosa circa la mobilità. E hanno puntato l'attenzione alle famiglie con figli in particolare, e se il problema è a livello delle famiglie, aiutare le famiglie è la soluzione, e hanno fatto molto. Ma qui viene un altro problema per i politici, per capire quello che succede, perché stiamo parlando di mobilità sociale, di una cosa che avviene attraverso le generazioni. Una generazione è un periodo molto lungo e i politici lavorano sulla base di agende di breve periodo. E chiaramente i vantaggi di investire in famiglie e bambini sono lunghi da vedere. Ci sono degli esempi, per esempio
la relazione tra il ceto sociale dei genitori e il numero di iscrizioni a scuola. Ecco, ancora una volta, il problema è un problema di lunga natura e questo impedisce forse ai politici di impegnarsi davvero. E poi c'è un terzo problema, forse, che ha a che fare con le priorità. Siamo tutti d'accordo che la mobilità sociale è un obiettivo nobile, ma altrettanto nobile è l'aumento della ricchezza economica, un ritorno alla crescita, e attualmente, dopo la crisi finanziaria, dopo la grande recessione, i governi si preoccupano soprattutto di far ripartire la crescita, rimettere in piedi l'economia piuttosto che occuparsi di queste soluzioni di lungo periodo. Quale potrebbe essere? Perché l'Europa, tutti dicono che deve essere un luogo, un posto di soluzione dei problemi, non di creazione dei problemi, invece sembra che ricrei soltanto i problemi. Questo dovrebbe essere un tipico settore di intervento proattivo in favore di questa ripristino mobilità sociale. O non è così facile? È sicuramente una cosa difficile, non è facile per niente, ma magari io sono più ottimista di lei. Ricordate che vivo in un paese che sta per votare sul fatto di rimanere o non rimanere, e sì che rimarremo, ma comunque i politici operano per cambiare anche i pensieri delle persone. Pensiamo agli obiettivi del millennio, che hanno consentito di concentrarsi tutti su problematiche come la povertà nel mondo. Magari non siamo arrivati ad azioni concrete, ma tutti si sono concentrati almeno mentalmente su una cosa. Blair e Gordon Brown nel New Labour, all'inizio del primo mandato, hanno detto: aboliremo la povertà infantile, la elimineremo del tutto. Ma sono stati sciocchi a fare un'affermazione del genere. Ma hanno cambiato le regole del gioco, per così dire, hanno cambiato l'approccio, ponendo un obiettivo così alto. E ritorniamo adesso all'Europa, quindi alla sua domanda. Ci sono gli obiettivi da raggiungere entro il 2020. È vero che la mobilità non è in questo elenco di obiettivi, ma la riduzione della povertà sì. E forse io sono più ottimista, nel senso che una delle cose che si potrebbero fare a livello europeo è cambiare la natura del dibattito, concentrandosi sempre di più su ciò che abbiamo detto in relazione alla mobilità. In qualche modo cominciare a parlare di cosa potrebbe fare l'Europa in termini di non soltanto in termini difensivi, in termini anche proattivi, in termini di costruttivi. Bene, grazie Stephen. Allora, cominciamo con le domande. Prego, non so se c'è un microfono o semplicemente deve parlare. Arriva il microfono, eccolo là. Eccoci qua. Professor Jenkins, è stato molto convincente nel parlarci delle difficoltà di misurazione della mobilità sociale. Scusi, abbia pazienza. Certo, non so se lei è italiano o inglese. La mia domanda è questa. Abbiamo visto come sia molto interessante il dibattito sulla mobilità sociale e quanto sia difficile misurarla in modo scientificamente attendibile, ma mi chiedevo se dal punto di vista teorico lei ha una posizione sul fatto se la mobilità sociale promuove l'efficienza economica oppure no. Supponendo di avere più e migliore mobilità sociale, questo sarebbe un contributo alla crescita economica oppure no? Yes. Sì. Thank you. Grazie.
Sì, stiamo tornando al quadro alto, alla visione di insieme. Lei mi ha chiesto una cosa enorme, io ho risposto sì. La difficoltà è concretizzare tutto questo, come facciamo a mettere in pratica ciò. Vi ricordate la citazione che ho fatto proprio all'inizio, parlando dell'unità di gabinetto che aveva fatto quelle stime su ciò che si poteva fare? Ecco, si possono fare delle stime di ciò che si può guadagnare grazie alla mobilità sociale, e lo stesso vale per l'uguaglianza di opportunità. È difficile da fare e i risultati, ecco, devono essere presi con un po' di cautela, ma si possono fare dei calcoli. Il problema non è a livello dell'argomentazione generale, della tesi generale, noi tutti concordiamo a quel livello. Ciò che è difficile è andare nel concreto e avere delle risposte che siano robuste, solide, e poi bisogna anche essere veramente chiari su qual è il concetto che applichiamo. Grazie. Mentre passiamo il microfono, giustamente personaggi come Stephen studiano il problema e poi sta ai politici e agli operativi di proporre delle soluzioni. Loro mettono a disposizione la ricerca teorica e anche pratica sul problema, e poi suggeriscono anche delle misure esatte, precise, e poi insomma si vedrà, dipende dalla volontà politica. Prego. Professor Jenkins, io le volevo chiedere. In questi giorni diversi relatori hanno sottolineato la necessità di mettere l'istruzione e lo stato sociale al centro dell'agenda politica, e ovviamente questo comporta delle spese. E qui volevo chiedere, secondo lei, le restrizioni fiscali o comunque diciamo gli impegni fiscali, chiamiamoli così, che derivano dal far parte del patto di crescita e stabilità e il fiscal compact, crede che insomma questi impegni possono svolgersi all'interno di questo contesto fiscale, oppure sono diciamo degli ostacoli troppo grandi per raggiungere questi obiettivi? Grazie. Yes, clearly. Chiaramente, se i governi sottoscrivono un pacchetto di austerità diminuendo la spesa o aumentando le tasse, questo è un vincolo, è un limite. D'altra parte ci sono sempre possibilità di scelta. Quindi non si tratta semplicemente di parlare di livelli di tasse o di spesa. Si possono scegliere anche le strutture di quella spesa. Per esempio, nel Regno Unito il governo laburista ha introdotto delle politiche come un sistema nell'ambito dell'istruzione per favorire il prolungamento degli studi ed evitare la dispersione scolastica, e questo è stato sostituito dal governo successivo con qualcosa di non altrettanto buono. Ma c'è una gamma di possibilità di scelta che abbiamo. Ci sono politiche che promuovono l'uguaglianza di opportunità e magari dovrebbero dedicarsi soprattutto ai primi anni dell'infanzia. Cioè, dovrebbero essere degli investimenti fatti presto, per esempio già a livello prescolare o sostegno alla famiglia. Anche lì abbiamo varie possibilità di scelta. Anche in relazione all'utilizzo del gettito fiscale, anche lì possiamo scegliere se poi utilizzare quei soldi nelle pensioni o nella sanità o in questo, nella mobilità. Bisogna fare delle scelte. Devo essere un po' pessimista, e mi riferisco al Regno Unito, dicendo che non sono certo che verranno fatte delle scelte a favore della mobilità. Recentemente è stato fatto un annuncio dicendo che si estenderà l'assistenza all'infanzia gratuita oltre a quello che già esiste, e potrebbe essere una politica che promuove l'uguaglianza, però non abbiamo ancora i dettagli, non è ancora chiaro cosa e quanto verrà fatto. Ci sono già persone che dicono che il finanziamento non va bene in questi termini, quindi il denaro sì è importante, ma anche le scelte sono importanti.
nella spesa pubblica, l'ha detto persino Cottarelli ieri qui a Trento, che ha fatto questo intervento dicendo che lui è l'ex commissario della Spending Review, quindi detto Mr. Forbici, però lui ha detto guarda, non si tratta solo di tagliare la spesa pubblica, tanto appunto come dice giustamente il professor Jenkins, di scegliere, perché ci sono delle voci che vanno invece essere rinforzate, come l'educazione, la formazione, la ricerca, l'università, ma anche molto più giustamente il professore, tutti i livelli di educazione, qualsiasi stato civile deve puntarci con tutte le sue forze. Prego. Una domanda più tecnica, astratta dal punto di vista della filosofia della conoscenza. Allora, se ho capito bene il succo della sua relazione, la mobilità sociale è una questione molto importante, ce ne dobbiamo preoccupare, ma ne sappiamo ancora poco e soprattutto abbiamo rappresentazioni contrastanti, tant'è che lei termina la sua relazione con una serie di quesiti, di domande su cose che ancora non sappiamo in merito a come misurare la mobilità sociale. Ora, discutevamo con il mio vicino a proposito della relazione precedente sul fatto che gli schemi concettuali contribuiscono a creare la realtà che si vuole descrivere, realtà che non è mai nuda in sé, ma che viene costruita secondo gli schemi concettuali. Ora, arrivo al punto della domanda. Questa concezione in parte nebulosa che noi abbiamo in merito al problema della mobilità sociale non deriva anche dal mancato dialogo tra discipline come l'economia e la sociologia, per cui gli economisti seguono filoni scientifici, si citano, prendono in considerazione? Lei ha citato alcuni sociologi con i quali confrontati i risultati, ma ancora c'è una difficoltà a elaborare un linguaggio unitario con cui confrontarsi e trovare vie di comunicazione. Grazie. Good question. Yes, that's true. Ha ragione, è così. Il campo della mobilità sociale, però, forse è molto meglio di tanti altri in termini di dialogo e comunicazione tra discipline diverse, tra gruppi diversi. Io ho sposato una sociologa e lo trovo un privilegio questo. Ma siamo seri. Ci ha offerto una descrizione piuttosto pessimistica dello scambio tra le discipline. Per certi versi e in una certa misura sono d'accordo, nel senso che ci sono stati casi in cui ci siamo parlati poco tra economisti, sociologi, eccetera. Ma nel campo della mobilità le cose stanno un po' meglio. Per esempio, c'è comunicazione a livello di dati, ci sono anche dati concreti. Abbiamo cominciato ad utilizzare le stesse fonti di informazioni e può anche interessarle il fatto che nell'American Economic Review l'anno scorso c'è stata una pubblicazione di alcuni paper da parte di sociologi eminenti sulla mobilità intergenerazionale nell'arco di 200 anni, di un paio di secoli. Quindi sicuramente ci saranno sempre punti di vista diversi e prospettive diverse. Io trovo peraltro interessante, per esempio nel contesto britannico, che ci sia un gruppo di sociologi e di economisti che hanno avviato un dialogo. A volte non si capiscono bene, a volte si urlano anche, ma stiamo facendo dei progressi insieme ed è molto interessante conoscere il rapporto, per esempio, tra le gerarchie, le classi occupazionali e come questo si correla al reddito, alla retribuzione. Quindi io sono più positivo nel mio atteggiamento di lei. Di studio, famose commissioni, insomma, che cosa alla fine dicono, fatte dall'OCSE, dalla Banca Mondiale, di solito sono interdisciplinari, vero Stephen? Cioè comprendono economisti, ma anche sociologi, psicologi, matematici per la parte statistica, insomma, cerca di spingere su la collaborazione fra diverse discipline. Altra domanda? No more question? Prego. Il microfono? No, guarda, arriva. Eccolo lì. Ah, sì, prego. Poi dopo. Sì. No concepts. Salve. Le ha detto
convintamente che una maggiore mobilità sociale porterebbe a una maggiore crescita o comunque faciliterebbe la crescita. Però non mi è chiaro fondamentalmente l'intuizione alla base di questo, di questo concetto teorico, che è appunto, da un punto di vista teorico, come spiegherebbe l'intuizione alla base della correlazione positiva tra mobilità sociale e crescita? Grazie. Okay, it's a very simple idea, not one that... È un'idea semplice, ma l'idea è che everybody is talented. Tutti hanno talenti, anche se diversi, e se non utilizziamo i talenti di tutti, compresi quelli che vengono da retroterra economici sfavoriti e sfavorevoli, allora non cresceremo abbastanza. Per essere più concreti, tornando alla situazione di cui parlavamo prima, bisogna diventare più precisi e, ad essere sincero, non so come si possano fare i calcoli, ma quella è la direzione del nostro viaggio. Bisogna guardare i gradienti, le differenze dei diversi gruppi sociali in termini di risultati scolastici, partendo da una situazione in cui si crede, ok, tutti i bambini hanno gli stessi talenti intrinseci e bisogna coltivare questi talenti, e sappiamo qual è il tasso di ritorno dell'istruzione, eccetera, eccetera. Questo è il modo in cui vengono fatti questi calcoli. Non da economista, ma da giornalista economico, se c'è più mobilità sociale, che si presume sia verso l'alto, si creano innanzitutto, si tenta di far guadagnare di più la gente, quindi pagheranno più tasse, per dire una cosa banalissima, e poi però con una migliore educazione, miglior apprendimento, faranno lavori più meglio pagati, appunto più prestigiosi, che creano, distribuiscono ricchezza, fonderanno imprese, prima piccole, quindi assumeranno gente. Si attiva tutto un meccanismo virtuoso che punta alla crescita. In fondo questo è un po', se ci pensate, non so Stephen se dico una sciocchezza, è il motivo per cui si dice che quando un paese invecchia si impoverisce. Non perché sono antipatici vecchi, figura, saremo tutti prima o poi, ma perché c'è meno gente che ha iniziativa, che crea un lavoro, che crea occupazione, che lavora semplicemente, no Stephen? One way of sì, un modo per interpretare quanto ha detto è che se i livelli di reddito di tutti crescono va benissimo, è una mobilità in crescita, ma il problema è se tutti mantengono la stessa posizione relativa o meno. Una delle conseguenze descritta di più dagli sociologi che non dagli economisti è il fatto che coloro che alla fine scalano la scala vogliono rimanerci in cima, e se la scuola è uno dei modi per promuovere la mobilità sociale, i genitori di classe media faranno di tutto per mantenere i loro figli a scuola e mantenere dunque quella posizione. Se dovessi essere pessimista per un momento, una interpretazione di quello che lei ha detto è: dipende da dove vanno i soldi, e qui torniamo alla questione della distribuzione, perché se i genitori ricchi, per esempio, vogliono distribuire le loro risorse per mantenere la loro posizione, questo magari non ha un effetto positivo sulla mobilità sociale, e quelli in fondo non ci guadagneranno. Ecco, dipende un po'. Anche i più poveri, diciamo così, chi è senza lavoro e quindi trova un'occupazione e comincia. Però sentiamo le domande del nostro pubblico, prego. La domanda è questa: nel raccontare il come guardare la realtà, che è una, ma poi gli schemi con cui noi cerchiamo di interpretarla sono sempre in qualche modo riduttivi, lei giustamente ha usato la parola cautela raccontandoci che l'approccio era tenendo conto del reddito, in particolare dei maschi. Ecco, rispetto ai possibili parametri ulteriori, il tema della ricchezza, intesa in senso più ampio, che mi sembra dovrebbe avere una qualche influenza, e cosa ci può dire?
Beh, le posso dire che l'ho lasciata fuori per errore, avrei dovuto parlarne. Ho ridotto la presentazione, ho tolto una diapositiva che ne parlavo. Beh, la ricchezza, Thomas Piketty ne ha parlato proprio qui, e io invece ho parlato di reddito, e lei correttamente ci ha ricordato che non è solo il reddito, ma anche la ricchezza, il patrimonio che hanno le persone, che è molto importante. E poi non è solo la ricchezza finanziaria, ma anche il capitale umano, che è particolarmente importante. Ad essere sincero, io mi sono soffermato su una parte della letteratura, questo perché sennò saremmo rimasti qui fino a notte fonda, per allargare l'ambito della presentazione. Comunque è stato un ottimo punto quello che lei ha sollevato, non è solo il reddito che conta ma anche la ricchezza, grazie per averlo fatto. E i sociologi lo dicono, ce lo ricordano, ci sono questioni anche di relazioni di potere e altri fattori che sono associati al reddito, all'occupazione, alla ricchezza. Ecco, ma ci sono altre misure della posizione sociale al di là di quelle di cui ho parlato io. Una delle lezioni che cercavo di condividere con voi, ricordandovi, o meglio è stato quello di ricordarvi su ciò su cui si basano queste misure. Questi concetti si basano su misure piuttosto limitate, come ho cercato di spiegarvi. La ringrazio per questa lezione molto chiara su come leggere i dati che abbiamo, e spero non sia, come dire, offensivo fare una domanda su quali ritiene siano le cause, perché oggi, diciamo, c'è molta letteratura sui dati e poi noi economisti ci si insegna poco a dare delle risposte sulla teoria, diciamo. Allora sembra molto di moda in questo dire rispondere in questo momento dire tutto è causato dalle istituzioni, e poi cosa sono le istituzioni non è chiarissimo. Allora i dati che lei ci mostra ci fanno vedere in una misura gli Stati Uniti e la Svezia con lo stesso risultato, un'altra misura mostra l'Inghilterra e l'Italia con lo stesso risultato, e sono paesi in cui almeno istintivamente ci sono istituzioni molto diverse, penso soprattutto allo Stato sociale, al livello e al modo in cui lo Stato sociale funziona. Allora mi chiedo se secondo lei, anche appunto dal punto di vista di un esperto del settore, conta lo Stato sociale, quanto conta, e qual è la teoria, qual è il filone teorico che più si avvicina a spiegarci perché e come conta lo Stato sociale nel costruire la mobilità. Grazie. How long have I got? So, big question. Quanto tempo ho? Una domanda davvero complessa e interessante. Sì, ci sono differenze in tutti i paesi ed è facile parlare dei paesi nordici e confrontarli con altri paesi come l'Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, perché anche lo Stato sociale è diverso in questi paesi. Facciamo un esempio. Abbiamo parlato della promozione di politiche familiari per migliorare la mobilità sociale, le pari opportunità, eccetera. E forse, a seconda di come si definisce lo Stato sociale, ma se pensiamo allo Stato sociale del Nord, dei paesi del Nord, è molto più esteso che non in altri paesi. E magari questa sembra un'affermazione banale, ma credo che vada al cuore di quanto stiamo parlando. E tutte le iniziative che ho descritto del governo Blair, del governo Brown, cioè le iniziative per le famiglie, eccetera, aiutare le famiglie nel mercato del lavoro, e poi le politiche dei primi anni cosiddette, una misura che può essere simile a quella dei paesi nordici. Ecco, gli obiettivi erano gli stessi. D'altra parte, però, paesi come gli Stati Uniti, cattivi, semplicemente non hanno queste politiche. A questo livello, quando si parla di Stato sociale in maniera generale,
Beh, credo che ci sia una risposta facile, ma il diavolo sta nei dettagli, come ho cercato di spiegare nella mia presentazione, e questi dettagli sono importanti. E come dicevo prima, le scelte sono importanti e nell'arena politica abbiamo visto che ci sono diversi regimi politici che i paesi possono scegliere o che hanno scelto e che portano risultati diversi, ma naturalmente ci sono altre cose che succedono e che ci contornano: la natura del mercato del lavoro, la natura del sistema scolastico, e questo ci riporta ai governi. Perché i governi, che sono influenzati dai loro elettori, alla fine possono fare delle scelte e cambiare direzione. È come una nave petroliera può andare in una certa direzione per un certo periodo e poi cambiare direzione per andare a cercare, a raccogliere petrolio da un'altra parte. Virare anche nel nostro caso, abbiamo dato un piccolissimo contributo conoscitivo, ne sappiamo di più, temo che nessuno abbia la possibilità di rendere la società più inclusiva e più giusta, però ci proviamo. Grazie, arrivederci a tutti. Thank you very much everybody. Grazie mille. Domande che davanti.